Ciao a tutti amici di Radio Francigena. Oggi siamo, anzi ieri siamo arrivati qui agli altipiani di Arcinazzo, un bellissimo paesino subito dopo Trevi. La pioggia incessante in questi giorni ci ha un po' rallentato, però grazie a degli incontri speciali siamo riusciti a portare a termine il lavoro. Oggi siamo qui dentro l'Hotel San Giorgio insieme a uno di questi incontri speciali che ieri ci ha, scusate, sono un po' maldestro anch'io con la carrozzina, ci ha un po' aiutato a visitare il paese. Ciao buongiorno, Simona. Buongiorno. Simona è stato uno di quegli incontri veramente provvidenziali insieme a un carissimo amico di entrambi che è Vincenzo Cecconi, che fa parte degli amici del Cammino di San Benedetto, partner come associazione di Universal Cyber Project, e quindi insomma grazie a loro due veramente abbiamo avuto un'accoglienza qui ad Arcinazzo incredibile, agli altipiani di Arcinazzo, scusate. Perché ci siamo fermati qui? Beh, innanzitutto perché è un posto magnifico davanti a tantissimo verde, e poi perché quello che facciamo noi con Universal Cyber Project è andare a trovare le realtà che sono veramente per tutti, e questa, l'Hotel San Giorgio, è una di quelle. Si trova a 50 metri dall'itinerario di Saber, si trova a 1,5 km, 2 dal cammino di San Benedetto, dal pedonale, e per questo salutiamo Simone. Ciao Simone, vienici a trovare anche tu qui all'Hotel San Giorgio. E si trova proprio vicinissimo anche al percorso ciclabile proprio scritto da Terre di Mezzo, insomma pubblicato da Terre di Mezzo. Quindi insomma questa struttura veramente può raccogliere un bacino d'utenza importante. Cosa stiamo facendo qui a lungo l'itinerario? Facciamo proprio questo. Questa struttura, ad esempio, Simona, come ti ho già detto, è completamente accessibile, cioè siete veramente perfetti. Ma la cosa bella di questi incontri è proprio la voglia di migliorarsi. Un esempio su tutti è proprio questo. Qui abbiamo una rampa che permette un facile accesso a questa bellissima struttura. Però abbiamo chiesto a Simona e a Vincenzo di apporre un corrimano, di mettere un corrimano qua. Scusate, non a Vincenzo, a Filippo, di apporre un corrimano qua che possa facilitare il tutto. E loro ci hanno detto subito di sì. E quindi è un po' questo che noi facciamo, cioè andiamo a dare dei suggerimenti perché tutti si possano migliorare e ci sia margine di miglioramento per tutti. E quando si trovano disponibilità e voglia di fare, voglia di accogliere pellegrini, turisti con qualsiasi esigenza, tutto diventa più facile. Quindi Simona, noi ti ringraziamo, vieni qui a fare un saluto agli amici di Radio Francigena. Noi torneremo, io tornerò come pellegrino sicuramente, e vi salutiamo, saluto a tutti. Tornate a trovarci, venite agli altipiani di Arcinazzo, ciao! State ascoltando Radio Francigena.